facendo vedere qualche dato. Questo è l'andamento della produttività in Italia comparata con quella della Germania. Quest'altro è una cosa molto conosciuta dagli economisti: quando si mette in relazione un dato di benessere, qui è il livello del PIL per capita, con un indicatore di attività di ricerca, viene fuori una relazione molto chiara. C'è la Norvegia che è distorta perché c'è il petrolio, quindi normalmente c'è un livello di reddito molto alto con poca ricerca perché c'è il petrolio. Se togliamo l'indirizzata in Norvegia, vedete che sono tutte allineate su una data 45 anni. L'altro aspetto è questo, che un altro giochino che fanno gli economisti: se andiamo a calcolare il valore al chilo dei prodotti, un concetto un po' strano, che è collegato a questo concetto di dematerializzazione, andiamo a vedere che per esempio un chilo di cotone più o meno vale un euro, il Nobel vale 200 euro, un iPhone vale 1500 euro, la cosa più costosa che ho trovato in satellite costa 40.000 euro al chilo. Vedete che cos'è che caratterizza questi prodotti, è in realtà il contenuto di conoscenza che è inserito nei prodotti. Più o meno, aumentando il contenuto di conoscenza, aumenta il valore del prodotto. Vedete che dentro c'è anche il vestito di Valentino. In realtà ho scoperto che è una sottostima, che vale molto di più, 20.000 euro al chilo è tra le vede anche e appunto naturalmente la conoscenza non è soltanto tecnologia, per esempio anche design, naturalmente. Però questo è un aspetto importante, perché dove va il mondo va in questa direzione. Infine, l'ultimo dato che volevo farvi vedere è che questi sono i tassi di rendimento di investimenti pubblici in infrastrutture. D'accordo, questo chiamiamo le stime di consenso, ovviamente più o meno variano a seconda degli studi, ma questi sono i valori su cui noi facciamo consenso. Come vedete, praticamente non c'è nulla che rende in termini di PIL, in termini di produzione di PIL come un investimento in ricerca e sviluppo rispetto per esempio a un investimento in autostrade o in ferrovie. Quindi niente, questo soltanto per lasciare qualche elemento su una banale domanda, cos'è l'innovazione, a cosa serve l'innovazione, a cosa serve la ricerca. Io credo che se qualcuno ha ancora qualche dubbio su cosa serve la ricerca, ecco, ne possiamo discutere, ma questi dati ormai sono acquisiti, non possiamo più stare a discutere, non è più il momento di discutere se la ricerca serve o no, è evidente, non abbiamo altro bisogno di altra analisi. In effetti, nel medio periodo l'unica cosa che veramente spinge la di un paese, sia a livello di imprese sia a livello di paese, è la ricerca e l'innovazione ad essere collegata. Poi che serve farlo? Sono 15 anni che siamo fermi come livello di produttività, quindi la domanda è: se per spingere la produttività serve la ricerca, sono 15 anni che siamo fermi, uno dovrebbe pensare che la logica conseguenza sia finalmente cominciare a che cos'è l'innovazione? L'innovazione sono tante cose, sicuramente oggi sono tanti esempi, tanti modelli di innovazione, ovviamente non ce n'è uno migliore dell'altro. L'innovazione, appunto, l'economista direbbe che tutto ciò che aumenta la produttività, quindi può essere una nuova molecola, può essere un corso di formazione, può essere un'indagine di mercato, può essere una nuova macchina. Evidentemente, quando l'obiettivo è quello di aumentare la competitività e quindi cercare di appunto migliorare l'utilizzo delle risorse, cercare nuovi mercati, intercettare nuove domande, evidentemente là si crea innovazione. Appunto, dicevo, non c'è nulla che produce più reddito, più output, più competitività della ricerca.
l'elasticità della ricerca rispetto al PIL è, diciamo, calcolata in circa 0,01, si dice che se si aumenta la ricerca di circa il 10%, la spesa di ricerca del 10%, diciamo nel medio periodo il PIL aumenta del 1%. Utilizzando questi numeri e facendo una simulazione sul PIL italiano, se dal 2003 al 2014 la spesa per ricerca fosse aumentata ogni anno del 5%, che ci avrebbe portato non al 3% del PIL, ma ci avrebbe portato al 5,2%, calcolando questi parametri, utilizzando questi parametri di elasticità, in 10 anni il PIL sarebbe aumentato di circa il 20%, considerando che ci sono anche gli aspetti dinamici, non soltanto statici. Il 20% del PIL corrisponde a circa 3 milioni di posti di lavoro. Questo, e quindi la domanda è: perché di fronte a questo troviamo una riduzione del stanziamento per la ricerca nella legge di stabilità? Di fronte a paesi che invece stanno aumentando il loro impegno in termini di PIL e si stanno avvicinando, anzi, quasi raggiunto molti dei principali paesi europei, quel famoso 3% sul PIL. Ecco, questo in termini di competitività è estremamente preoccupante. Oggi si parla naturalmente però anche di nuovi processi di innovazione, quindi quando ne abbiamo parlato con Michele, l'idea di discutere su l'innovation è estremamente stimolata, nel senso che di questi temi se ne parla tanto, se ne è parlato tanto, se ne parlerà tanto, ma certamente l'innovazione è un processo estremamente complesso, estremamente diversificato e uno degli aspetti principali è proprio quello di creare quelle condizioni di contesto più favorevole affinché dei processi endogeni, dei processi dinamici, dei processi assolutamente non controllabili possano svilupparsi, generarsi, crescere con delle culture batteriche, svilupparsi in maniera produttiva. La parola d'ordine in generale è quella dell'open innovation, quindi un sistema in cui anche le imprese hanno capito che non conviene più costruire grandi laboratori di ricerca, investire grandi soldi, l'IBM anche, perché sicuramente, in cui chiaramente esiste una conoscenza diffusa, un'informazione diffusa nel mondo, dove migliaia, centinaia di migliaia di ricercatori e di aziende ad alta tecnologia crescono e sviluppano idee, e quindi riuscire a creare un sistema che utilizza questo sistema diffuso di innovazione molto più efficace che cercare di concentrare tutto in quattro mura e tenere tutto segreto. Ecco, questa è una grandissima opportunità perché naturalmente per un ente come il CNR che produce conoscenza ad altissimo livello, naturalmente riuscire a prepararsi, riuscire a entrare in questo sistema significa poter diventare una leva ancora più importante nella crescita del paese, nella competitività del paese, nello sviluppo di nuovi mercati e di nuove imprese. Dobbiamo costruire quello che io chiamo un tessuto di innovatori, quindi dobbiamo far sì che crescano tanti spin-off di alto livello, tanti spin-off di ricerca. Noi qua al CNR abbiamo una sessantina d'origine, sono assolutamente troppo pochi. Riusciamo a creare forse oggi una decina di spin-off all'anno, sono ancora pochi. Dobbiamo fare di più, stiamo cercando di fare di più, abbiamo fatto un nuovo regolamento spin-off, il CNR entra in ogni nuovo spin-off cercando di sostenere con delle convenzioni, con degli accordi, quei ricercatori che vogliono provare a cimentarsi su vite di impresa, sui progetti di impresa, che ogni ricercatore del CNR può utilizzare fino a 3 mesi del suo tempo per lavorare in uno spin-off senza riduzione del prezzo. Abbiamo degli accordi favorevoli per ciò che riguarda l'utilizzo della proprietà intellettuale, l'utilizzo delle attrezzature, l'utilizzo delle strutture. Abbiamo scelto di non creare degli incubatori, abbiamo scelto di incubare delle nuove imprese nei laboratori, perché di
fatto sono ricercatori, poi dopo 3 anni, al massimo 5, in casi particolari, il CNR esce comunque dallo spin-off e l'azienda comincia ad andare per la sua strada, e naturalmente intanto stiamo facendo accordi con investitori istituzionali, nazionali, internazionali, del sistema finanziario, proprio per cercare di appunto creare le condizioni per favorire. Gli innovation blockers sono tanti, quello principale è quello culturale. Culturale perché naturalmente occorre una cultura di impresa, una cultura del rischio, che non è proprio ovvia in mente come quella del CNR, dove appunto le persone vengono per fare ricerca, la maggior parte ambiscono a diventare famosi ricercatori, magari a vincere un premio Nobel, sono pochi quelli che vengono pensando di diventare milionari. Però in realtà occorre appunto diffondere una cultura di impresa, occorre capire dov'è il valore dell'innovazione, dov'è il valore di quello che si fa, occorre creare sicuramente, semplificare, perché noi ancora viviamo in un sistema in cui un'impresa per nascere e crescere deve superare mille ostacoli, dove anche il sistema di ricerca, lo stesso CNR è considerato, deve rispettare esattamente le stesse regole di qualsiasi comune italiano, quindi con delle regole incredibili, occorre naturalmente un paese che investa di più in ricerca e innovazione, che sia naturalmente la dematerializzazione del paese, che sia la ricerca di base, che oggi non ha più molto senso, che sia come dire di utilizzare la ricerca per risolvere problemi vecchi e problemi nuovi. Infine io c'ho una proposta che lascio qua sul tappeto, una proposta che secondo me è estremamente concreta. Avete sentito parlare recentemente della decisione dell'Eurostat di calcolare il PIL appunto valutando le spese per ricerca e sviluppo come investimenti e non come costi. Questo ha alzato il PIL perché un investimento, al contrario di un costo, dura nel tempo. Cioè, mentre un costo viene fatto nel 2013-2014 non c'è più, quindi non contribuisce più al PIL, un investimento c'è nel 2013, rimane nel 2014, diciamo, è tolto l'ammortamento, ma è un investimento, quindi dà un contributo al PIL. E questo è già concettualmente una rivoluzione, cominciare a capire che la ricerca è un investimento. Adesso il passaggio successivo, quello di escludere la spesa pubblica per ricerca dal calcolo dell'indebitamento netto del settore pubblico, che è quel parametro che abbiamo utilizzato per valutare, per monitorare il rispetto del patto di stabilità europeo. Che appunto, l'EPA 2,6, 2,9, noi arriviamo al 3%, comunque siamo sotto il 3%. La proposta è che i paesi europei si accordino per definire che in ogni paese 1% del PIL di spesa pubblica può essere, come dire, raggiunto al di fuori del 3%, quello che sia, dedicato alla ricerca pubblica. In Italia questo significherebbe 16 miliardi di euro all'anno, in un anno, e darebbero nel medio periodo, se utilizzati in modo corretto, molto efficiente e se credibile, giusta alla nostra economia, al nostro paese, probabilmente ci aiuterebbero a ripartire da quella curva che avete visto drammaticamente ferma e cominciare a ripartire anche. Vi auguro buon lavoro, io mi scuso se non riesco a.